quando andiamo a fraseggiare possiamo vedere come inserire questa terzina all'interno del fraseggio. Eviterei a questo punto di spendere molte energie sull'imparare tutti i cinque box delle pentatoniche, che sono comunque importanti, ma mi concentrerei soprattutto su questa prima scala, in questo caso nella tonica del La, nella tonalità del La. Se vogliamo ovviamente cambiare, andare a lavorare su un'altra scala per variare il nostro fraseggio, io direi di per il momento andare sulla quarta pentatonica, quindi il modo frigio che noi troviamo, e stiamo parlando sempre della tonalità del La. Chiaramente delle varie tonalità basterà spostare semplicemente i box di esecuzione. Il modo frigio, che nel caso del La io avrò come punto di riferimento la nota di tonica, quindi il La, che si trova sulla corda del La, a questo punto al dodicesimo tasto in questo caso, e andrò a fare questo tipo di diteggiatura: 1-4, 1-3, 1-3, 2-4, 1-4. Ovviamente ci sarà un 1-4 anche sul Mi basso. Questa è una pentatonica molto semplice, immediatamente fruibile, che ci permette di variare fraseggio rispetto alla Eolia, cioè quella minore tradizionale che sta sul quinto tasto. Andiamo a vedere come possiamo applicarla per un paio di giri. Anche qui avremo dei bending che chiaramente non saranno uguali a quelli della pentatonica qui. Andiamo a vedere la frigia nel dettaglio. Abbiamo detto bending di un tono dalla corda del Sol. Un tono e mezzo, perdono. Fino al raggiungimento di questa nota. Ovviamente possiamo fare anche il bending di un tono, perché non è che andiamo fuori scala, però non siamo in una nota della scala pentatonica, ma in questo caso della scala diatonica, che in questo momento non ci interessa. Abbiamo un tono sulla corda del Si, quindi e abbiamo un tono anche sul miccantino. Ovviamente dovremmo farlo con il mignolo teoricamente, ma per la stessa ragione che abbiamo spiegato prima, per la forza del dito, andiamo a farlo con l'anulare. Rifacciamo questo giro, così lavoriamo su entrambe le scale. Minore.
maggiore, terza minore, che naturalmente si troverà una corda più sotto rispetto al Sol, quindi sul Si.